collegamento telefonico Carlo Tanzi. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ma grazie a lei per aver accettato. E allora, al momento lei è l'unico candidato ufficiale di questa tornata elettorale, possiamo dire 2020, delle regionali in Calabria. È comunque l'unica certezza al momento in un mare di incertezza, possiamo dire, scusate il gioco di parole, no? Perché Movimento 5 Stelle, PD, centrodestra, tutti si affannano per cercare la via maestra, per così dire. Sì, diciamo che io sto lavorando su questo progetto già dal mese di aprile-maggio. Sono uscito ufficialmente i primi di agosto con la candidatura ufficiale e praticamente da agosto sto girando tra i territori. Ieri sono stato a Locri, ieri mattina all'ospedale, ho parlato con i pazienti, ho parlato con i primari, ho parlato con gli infermieri, ho toccato con mano una realtà drammatica. Ha toccato un E tasto poi, dolente, certo. ecco, poi ieri pomeriggio sono stato a Palmi, incontrato un bel po' di gente, c'è stata una grande partecipazione a Palmi di persone libere e poi sono stato nei giorni scorsi ancora nella Locri, sono stato a Platì, sono stato a San Luca, sono stato a Natile, sono stato a Casignana. Sono stato nei posti più depressi della Calabria che sono stati abbandonati da Dio e dagli uomini e soprattutto dalle istituzioni. Soprattutto sono partito lontano da Cosenza per evitare il campanilismo tipico della Calabria e mi sto dedicando alle zone più depresse, più trascurate della Calabria. Voglio ricordare anche che io sono dal mese di maggio anche consigliere comunale a San Luca insieme a Klaus Davi e lì stiamo lavorando per dare supporto ad un comune insieme al sindaco, all'amministrazione comunale, stiamo facendo, lavorando di squadra, diciamo, per un comune che versa nelle condizioni che tutti noi conosciamo. La gente che cosa le ha chiesto durante Allora, questi incontri? la gente ha chiesto attenzione, la gente ha chiesto di parlare, la gente vuole parlare, vuole essere ascoltata. E io noto, da un lato, c'è questa Calabria che ha bisogno di ascolto, ha bisogno di sostegno, e dall'altro lato invece c'è una classe politica assolutamente inconsistente per la Calabria, inadeguata, che anziché ascoltare la gente invece si preoccupa, diciamo, di fare strategie politiche, ancora è in pieno caos, ancora non ha deciso come delineare neanche un minimo di organizzazione di campagna elettorale. Cioè, dall'altro lato c'è una classe politica che non se ne frega niente dei problemi reali della gente. La gente chiede, ovviamente chiede lavoro, la Sì. gente chiede assistenza sanitaria, la gente chiede anche, ecco, l'attenzione delle istituzioni, per esempio sulle strade che sono abbandonate. Abbiamo una 106 nella Locride che per esempio è ferma 100 anni fa. La tratta, i treni camminano alla stessa velocità in cui camminavano quasi 100 anni fa e non è cambiato ben poco nella Locride e su tutto il tratto dello Ionio. Ecco, sul Tirreno, bene o male, abbiamo una ferrovia veloce, abbiamo all'interno un'autostrada, abbiamo una 106, una 107, però una 19, scusate, una 107, una Sì. 19 come strade. Però pensate all'altro lato della Calabria, lì da Rossano Corigliano verso sud non c'è niente, Ecco, è lei tutto veramente isolato. come intende risolvere anche tutti questi problemi, cioè il suo programma? Allora, dunque, esistono dei megalotti che sono da una vita già pronti per partire, è la guerra contro la burocrazia che ho vinto nella protezione civile e che voglio vincere anche contro questi soggetti, spesso come l'ANAS, per esempio, che sono spesso dei mammut imbalsamati con i quali, diciamo, si deve agire con molta più risolutezza. Ecco, bisogna smuovere le acque della burocrazia, a parte la burocrazia regionale, ma poi c'è quella statale, no? E quindi Ovviamente. bisogna lavorare in questa direzione.
Invece, per quanto riguarda per esempio altri problemi della sanità a Lodi, l'ospedale di Lodi sta cadendo a pezzi. Ci stanno da 14 anni, pensi, 17 milioni di euro per, come dire, per la messa in sicurezza dell'ospedale e per la manutenzione. Questi sono 14 anni che ancora, per un motivo o per un altro, io prenderei a calci nel sedere queste persone che da 14 anni, con l'autorità di un presidente di regione, che da 14 anni hanno bloccato questi cacchio di soldi. Io farei questo, molto semplicemente. Il presidente di regione ha l'autorità per farlo, prendere, fare nome e cognome, sputtanare questi soggetti e cacciarli da quelle postazioni. Molto semplice. Molte volte manca il coraggio, lei lo ha sottolineato. Manca il coraggio che io ho avuto, per esempio, quando ero in protezione civile, ho avuto questo coraggio per mandare, diciamo, dove dovevano andare determinati soggetti vagabondi che guadagnavano 6.000 euro al mese di straordinario, senza far, giocando spesso a solitario e computer, quando dall'altro lato c'erano fior di disoccupati, laureati e non laureati, no? Diciamo, certo. Forti. Però avevano delle competenze, indubbiamente. Che avevano delle grandi competenze e dovevano stare praticamente fuori dal palazzo della regione, no? Dove popolato, non da tutti chiaramente, da una parte purtroppo di vagabondi che vivevano di privilegi illegittimi. Quindi bisogna avere il coraggio di fare certe scelte. Quindi, insomma, lei ha non preso è. Infatti sempre ad esempio quello che ha poi apportato all'interno della protezione civile. La riorganizzazione della protezione civile sì, è un esempio sì. Di come, se si vogliono poi cambiare le cose, è possibile. Giusto. Certo, infatti in protezione civile c'erano un sacco di settori inefficienti e inutili, io li ho tagliati, li ho ridotti a 5-6 settori, erano più di 10, erano quasi 15, no? E anziché tutti quei settori inutili dove c'erano tanti, diciamo, figure simboliche che avevano solo postazioni di potere per gestire potere e scrivanie e burocrazie, io ho preso e li ho tagliati. Li ho tagliati suscitando prima la reazione di un sindacato autonomo, che chiaramente mi ha fatto la guerra appena ho iniziato, mi ha fatto la guerra anche l'onorevole Tallini, Domenico Tallini detto Mimmo, mi hanno fatto la guerra anche altri soggetti del centro-sinistra, ovviamente poi dopo 3 anni hanno trovato il modo scientificamente molto, come dire, con grande acuzia, diciamo, burocratica, sono riuscito a farmi fuori l'ultimo giorno del mio mandato. Però per 3 anni io ho stravolto la protezione civile e ho stravolto la protezione civile al punto tale che su molte cose non è impossibile tornare indietro. Ecco, logicamente dobbiamo tenere in considerazione anche che le elezioni si vincono con i numeri e magari a qualche alleanza lei sta pensando. Io l'alleanza col primo partito della Calabria, 57% fa, è il partito degli astensionisti. Cioè tutti quelli che non hanno votato nel 2014 sono il 57%, sono quasi 1 milione di calabresi. Sono la stragrande maggioranza dell'elettorato. Io all'interno di questo 57% sto, diciamo, convincendo con credibilità, perché io quello che ho fatto, credo di essere una persona credibile perché quello che dico l'ho fatto, non lo proclamo soltanto, no? Certo. Io credo di poter andare a intercettare in modo deciso all'interno di quella fascia e basta solo anche un 20%, 25% di quel 57% che su percentuale assoluta mi potrebbe consentire con questa frammentazione che c'è attualmente di poter essere eletto e poter stravolgere e rivoltare con un calzino la Calabria. Ecco, è chiaro che poi a questo si aggiunge anche che io ho molti simpatizzanti dei 5 Stelle che non sono dei cosiddetti meetup, che non sono soddisfatti sì. della politica che sta mandando avanti in questo momento, diciamo, l'organizzazione centrale dei 5 Stelle, ma ci stanno anche frammenti di persone che hanno votato altri partiti che non si riconoscono più, anche persone che magari votano, che ne so, hanno votato Forza Italia, hanno votato addirittura Lega, no, ovviamente io sono lontanissimo dalla Lega, certo. Però ci sta, diciamo, all'interno, sono più rare, molto più rare,
però ci sta un consenso assolutamente trasversale che va, diciamo, da destra a sinistra. È chiaro, io comunque voglio precisare che ho preso le distanze nettamente dalla Lega, perché la Lega non fa parte della mia cultura, perché non posso dimenticare, io purtroppo ancora un po' di memoria ce l'ho, credo che ce l'abbia anche lei. Beh, sì. Lei ricorda quando Bossi ci chiama, Bossi, non solo Bossi, ma anche i leghisti che attualmente sono ai vertici, sì, della Lega, ci chiamavano terroni puzzolenti, dicevano forza Vesuvio, addirittura forza Massivi. Ecco, queste cose io non le posso dimenticare, così come non posso accettare il fatto che la Lega e il governo centrale, il governo, diciamo, quando era al governo, voleva cambiare la legge sull'autonomia differenziata, che voglio spiegare bene di cosa si tratta ai radioascoltatori. Cioè, l'autonomia differenziata ora, praticamente in questo momento, con la legge attuale, praticamente i contributi che arrivano alla Calabria, no? Quindi i contributi per la sanità, per le strade, per le scuole, sì, per tutto quello che riguarda la spesa pubblica, ci arrivano direttamente da Roma sulla base delle tasse che pagano in tutta Italia, quindi le tasse che pagano in Lombardia, le tasse che pagano in Piemonte, in Sicilia e in Calabria. Se invece cambia la legge sull'autonomia differenziata, no, succede che ogni regione si paga le proprie tasse, certo, quindi, si doveva autogestire, e quindi ha quasi i propri contributi per le spese, diciamo così, della sanità, per le spese delle strade, delle scuole. Quindi le regioni ricche chiaramente si pagheranno le loro tasse all'interno delle loro regioni, saranno sempre più ricche. Vedi la Lombardia dei leghisti, vedi, diciamo, il Veneto dei leghisti, eccetera, eccetera. Le regioni più povere, le regioni così morse di fame come la Calabria, si pagheranno, diciamo, le tasse nella loro regione, e quindi con le tasse di morti di fame noi che assistenza possiamo fare? Beh, indubbiamente, per quanto ospedali, riguarda la sanità soprattutto. Sulla sanità soprattutto. Già la sanità, per esempio, adesso la controllerà l'azienda ospedaliera di Padova per la riorganizzazione, esatto, della rete chirurgica. Il Veneto, ecco, diciamo questo, un conto, però attenzione, diciamo, è giusto, diciamo, evitare l'autonomia differenziata, però è giusto anche che, cioè, la sanità, così com'è in Calabria, è uno schifo totale. Certo. Cioè, a parte le responsabilità del commissariamento, non c'è una testa pensante che gestisce la sanità, però in Calabria sono anni, diciamo, anni che la sanità è in mano, nelle mani delle organizzazioni criminali, dell''Ndrangheta, l'ha detto anche, sì, il procuratore Gratteri, hanno detto un sacco di, diciamo, di indagini. Questo dato. Ecco, proprio per concludere, perché mancano 2 minuti, lei, sì, ha girato in lungo e in largo la Calabria, soprattutto la Locride, ma la gente, sì, finalmente ha capito di quanto danno, no, di quanto danno l''Ndrangheta abbia fatto, e soprattutto si vuole liberare poi di questa pressione. Guardi che c'è più 'Ndrangheta nella regione che non nella Locride, perché c'è anche la 'Ndrangheta dei colletti bianchi. Certo. Io voglio chiudere con una parte, con 3 righe che stanno scritte nel mio, diciamo, ecco, sono 2 punti che voglio portare avanti. Innanzitutto, distruggere il sistema responsabile del fallimento della sanità attraverso la rottura dei legami illegittimi tra i suoi principali attori, e cioè direttori generali, primari ospedalieri, proprietari di cliniche private, fornitori, eccetera, e i loro burattinai, rappresentati dai politici del sistema marcio della casta calabrese. Lo sappiamo tutti che in Calabria ci stanno proprietari di cliniche private che fanno diciamo, politica, dai consiglieri regionali ai deputati nazionali. Lo sappiamo, certo, tutti qual è il problema, no? E quindi dobbiamo recidere questi legami. E poi i meriti. Vogliamo bloccare la fuga di braccia e di cervelli, consegnando loro le posizioni strategiche della pubblica amministrazione attualmente occupate da quel manipolo di incapaci imbroglioni che hanno bloccato il decollo della nostra regione.
E poi sono 4-5 punti. Ora non abbiamo più tempo, se no. Ah, tanto ritorneremo poi, faremo anche un altro intervento, ci mancherebbe, anzi, quando vuole il nostro Bene. gradito ospite. Benissimo, bene, Mancherebbe. bene. E Bene, niente, poi invito tutti i radioascoltatori di seguirmi, di seguirci il nostro gruppo di lavoro, il nostro movimento, sulla pagina Facebook Carlo Tanzi Presidente, e poi sul sito www.carlotanzipresidente.it potrete scoprire tutto il programma e anche l'agenda giornaliera dei miei spostamenti.